Ma ora veniamo all'aspetto che ho indicato, ho lasciato per ultimo, all'interno di una roba di condizioni senza di cui non ci sarebbe la decisione, che ho lasciato per ultimo, ma che ci porta fuori della prospettiva non solo aristotelica, ma dell'intera prospettiva della coscienza dell'Occidente. Perché la coscienza dell'Occidente, e non solo scientifica, distingue appunto tra coscienza e volontà. La coscienza è l'essere certi di qualcosa. La volontà è la forza, è la potenza capace di tradurre lo scopo che ci si prefigge di realizzare quando si è certi di qualcosa, lo traduce in qualcosa di reale. La potenza è ciò che traduce, che realizza lo scopo. E lo scopo che cos'è? È ciò che si vuole realizzare, che deve, questa era una delle prime osservazioni che avevo fatto nel corso di quest'anno, che deve innanzitutto star dinanzi visibile affinché si decida qualcosa, e aggiungevo, il significato che sta dinanzi visibile agli occhi dei mortali e poi dell'Occidente è il significato cosa, che poi diventa il significato ente, e che in quanto ente è l'oggetto di ogni decisione, giacché l'ente è pensato appunto come oscillante e quindi come dominabile, manipolabile. In altri termini, anche là dove penso ad esempio ad Hegel, all'idealismo, ad altre forme di pensiero filosofico, si afferma l'unità di pensiero e di volontà. E la volontà è sempre intesa come una forza che, dice Aristotele ancora nell'Etica, si lascia persuadere dal pensiero, dal nous theoreticos, lascia persuadere a seguire il nous theoreticos o a non seguirlo. Abbiamo dunque due poli: da un lato la coscienza, il pensiero, il nous, che parla, e che parla alla potenza in cui consiste la volontà. E la potenza, si pensa da Aristotele in poi, può dire sì o no al suggerimento, all'ordine o al comando del pensiero. È tanto dilagante Aristotele che l'intera critica della ragion pratica di Kant è inintelligibile se non si tiene presente il concetto di bestimmung, di determinazione della volontà da parte della ragione. In quel caso la ragione è il nous che è diventato imperativo categorico, che dice alla volontà agisci in modo che la massima delle tue azioni, eccetera, possa valere come principio di una legislazione universale. Ma anche qui dunque rimane il binomio, il dualismo, l'opposizione tra la coscienza che prospetta lo scopo e la forza che ha la capacità di realizzare. E dunque una forza che ascolta, che ubbidisce, dice Aristotele, o disobbedisce alla coscienza. Ma il primo scricchiolio viene fuori dalla circostanza che questa volontà che obbedisce o disobbedisce ad nous e che lo ascolta, a cui che lo ascolta, per ascoltarlo deve capirlo, ma per capirlo deve essere cosciente. Ma allora non è la volontà nella sua purezza, è una volontà che a sua volta in sintesi con la coscienza. E quindi da un lato si afferma
la scissione tra il principio cosciente e il principio potente. Dall'altro lato ci si trova di fronte a questa difficoltà che o il principio potente, la volontà, ascolta, obbedendo o disobbedendo, la coscienza, oppure è pura volontà, ma allora non ascolta, non obbedisce, non disobbedisce, ma diventa poi nella propria storia quella volontà cieca di cui per esempio il pensiero di Schopenhauer, exemplum princeps. È una parte della volontà cieca, dall'altra una coscienza impotente. Impotente perché non può farsi sentire dalla volontà. È una volontà cieca o sorda perché non può ascoltare la voce della coscienza. Ma il discorso non è finito, perché se loro mi hanno seguito fino ad oggi avranno sentito che l'affermazione dell'epanfoteride e dell'essente è la follia estrema. E anche nella lezione scorsa dicevamo che la volontà crede di modificare il mondo, ma non lo modifica. Se e poiché l'essente in quanto essente è eterno, dicevamo, allora la fede nella propria capacità, la fede che noi abbiamo nella nostra capacità, o che ci possa essere un Dio che è una volontà divina che ha delle capacità, la fede in una volontà capace di alterare l'essente è una fede folle, anzi è la fede folle. All'interno di questa fede fioriscono poi tutte le altre fedi di qualsiasi tipo, pratico, religioso, politico, economico, scientifico. Ma l'originaria follia della fede sta qui, nella convinzione di poter alterare. E sappiamo perché la chiamiamo follia. Perché la convinzione di incidere sull'essente implica la persuasione che l'essente, in quanto essente, sia niente. È il discorso che abbiamo fatto qualche lezione fa. Allora, non solo il concetto di rapporto tra volontà e coscienza è problematico per quanto si diceva prima a proposito di una volontà sorda e di una coscienza impotente, ma lo scricchiolio concettuale si riferisce innanzitutto al concetto stesso di volontà, la quale crede e dice vedo o Roman, la quale crede di essere principio che trasforma le cose in altre cose, già che essere principio di un'azione futura significa appunto trasformare il presente nel futuro, trasformare il contenuto del presente in un altro contenuto che adesso noi consideriamo come il contenuto futuro. Questo vuol dire che non può esistere alcuna potenza, già che per potenza noi intendiamo la capacità di incidere sulle cose, capacità umana, capacità divina, capacità demiurgica. Il concetto di potenza in quanto tale implica la persuasione che l'essente sia nulla. Questo vuol dire che allora siamo nelle braccia dell'impotente? Ma certamente no. Perché coloro che si sentono impotenti, e sono parecchi, sono di più, coloro che si sentono impotenti sono coloro che si rammaricano di non avere quella forma di potenza che vedono realizzata negli altri o in Dio. Mi posso sentire impotente rispetto a Dio perché
vedo in lui sì la capacità di creare il mondo, di distruggerlo, posso sentire impotente di fronte a un altro perché sì, ecco, vedo lui è capace di trasformare le cose. Quindi il concetto di impotenza è essenzialmente legato al concetto di potenza. La follia della potenza implica la follia dell'impotenza. I due concetti si sostengono reciprocamente. E allora, da capo, che cosa significa volere? E si tratta di rettificare apparentemente di poco, ma sostanzialmente in modo essenziale, ma quanto al contenuto in modo essenziale, la prima frase che abbiamo letto di questo passo dell'interpretazione. Risentiamola ancora una volta. Ora, vediamo che il principio degli essenti futuri è dato dal deliberare e dalle azioni. E la modificazione apparentemente rilevante sta in questa sorta di traduzione del testo aristotelico. E cioè, certamente, per agire dobbiamo essere convinti, dobbiamo avere fede di essere il principio che produce le cose future. Ma questa fede, ecco, è appunto soltanto tale, è fede, non qualche cosa di veduto, di manifesto, di visibile. Ciò che nel discorso aristotelico passa come il visibile par excellence è invece la condizione che deve realizzarsi in ogni decisione, ma è la condizione per la quale l'essere principio delle cose future non è un qualcosa di veduto, ma è qualcosa di inevitabilmente creduto. Noi dobbiamo credere, aver fede di essere il principio, perché altrimenti se non avessimo questa fede staremmo fermi. E allora la conclusione a cui volevo su questo punto arrivare è che non è che ci sia una deliberazione a cui faccia seguito un'azione. Qui il testo aristotelico parla di deliberazione e di azione, ma che il volere, non essendo potenza, consiste nella fede. Il volere è fede di essere principio delle cose future. Perché se vogliamo qualcosa di più per la volontà, questo qualcosa di più è o quella volontà sorda, giustapposta alla coscienza impotente, o quella volontà folle che crede che l'essente sia niente. La volontà consiste nella certezza di essere capaci di trasformare il mondo, di essere il principio dell'azione che porta alla trasformazione del mondo, ma questa certezza non ha una sorta di residuo dove la potenza e la forza giocano il loro ruolo trasformatore. La volontà è fede. E quando, mi pare che questo lo dicessi anche la volta scorsa, quando noi alziamo le spalle e diciamo hai un bel discorso, però io decido di prendere in mano la matita e eccola qui, la matita in mano. Che ne è di questa... che ne è di questo evento? Questo evento è interpretato come ottenere ciò che si è voluto. Ma l'interpretazione coglie nel segno? E la risposta è negativa,
per questo motivo, che se tutto è eterno, e poiché tutto è eterno, decidere qualcosa significa, considerato sciolto da ogni nesso necessario rispetto al contesto, e un essente così sciolto dal contesto non può essere l'essente essendo invece necessariamente unito a tutto il contesto. Se ogni essente è eterno, allora la sua convivenza con gli altri essenti non è un semplice fatto, è una necessità. Quando si decide, si crede di poter sciogliere questa necessità. Si isola ciò su cui si decide, e cioè lo si isola dal nesso necessario che gli compete, in quanto è, come ogni altro essente, un eterno. Quando noi diciamo, ecco, ho ottenuto, ho pane, mangio. Ma quando noi diciamo, voglio mangiare, vogliamo ottenere tutto ciò che accade quando noi riusciamo a mangiare. E quel che accade quando noi riusciamo a mangiare, è ciò che vogliamo quando diciamo voglio mangiare? Oppure ciò che è ottenuto è accompagnato da un contesto vicino, ma anche non vicino, che esula da ciò che ci eravamo proposti quando ci eravamo detti mangiamo? Per esempio, noi non facciamo caso alla circostanza che noi mangiamo perché altri non mangiano, cioè è perché miliardi di persone soffrono la fame che noi possiamo mangiare. Ma non credo che questo sia quello che abbiamo in testa quando diciamo, ecco, io adesso voglio mangiare e mangio. Eppure, insieme a questo che noi crediamo di aver ottenuto, io mangio, accade anche tutto un insieme, tutto un contesto assolutamente imprevisto, non calcolato, che accompagna via via che gli eterni si fanno avanti, anche la fame nel mondo è un eterno, e certamente qui si tratterà di guardare in faccia questa figura immediatamente angosciante che è l'eternità del dolore. Ma quando noi decidiamo qualcosa, ecco, otteniamo qualcosa di essenzialmente diverso da ciò che crediamo di ottenere. Quindi noi diciamo, no, parla, però noi otteniamo, indubbiamente, ma anche qui, come nei casi precedenti, crediamo di ottenere, abbiamo fede di ottenere, e abbiamo fede di ottenere perché isoliamo una parte dell'evento dal proprio contesto e crediamo che la parte isolata coincida con lo scopo che ci eravamo prefissi quando avevamo deciso, ora mangio. Va bene, qui adesso dobbiamo alzarci perché sennò facciamo 5 minuti di intervallo.